Meghan ha rilasciato delle dichiarazioni che sono state in seguito smentite dai figli di William e Kate. Il gesto dei bambini è chiaro. Da quando Meghan Markle ed Harry sono diventati marito e moglie, sono sempre stati al centro dell'attenzione di tutto il mondo. Lo sono ancora oggi, a causa delle affermazioni che hanno rilasciato negli ultimi anni, nelle interviste che li hanno visti protagonisti. Dopo aver deciso di lasciare il Regno Unito per trasferirsi in California e vivere una vita indipendente, si sono spesso lasciati andare a dichiarazioni scottanti. Molte sono rivolte alla famiglia reale, e hanno messo in luce il rapporto non proprio amorevole tra le due parti. Meghan ha raccontato, per esempio, a Oprah Winfrey, di essersi sempre sentita come una estranea e di non aver mai avuto l'appoggio dei parenti di suo marito. Ha vissuto a Buckingham Palace dei giorni così complicati che ha pensato addirittura al suicidio. Ma a quanto pare, in mezzo alle numerose affermazioni, ce n'è una che non è proprio esatta e che è stata smentita dai figli di William e Kate. Meghan si sbagliava e c'è la prova. Durante un grande evento è successo quello che non si aspettava. Nella sua docuserie Netflix uscita nel 2022, Meghan ha avuto modo di parlare della sua vita da quando ha stretto un legame con Harry. Non è mancato un lungo spazio a sua cognata Kate e alla Royal Family, in cui ha raccontato che all'epoca della loro vicinanza, è rimasta particolarmente sorpresa dalla loro formalità dietro le quinte. In particolare, ha ricordato una cena con William e sua moglie. L'ex attrice ha spiegato di aver capito in quel momento che la serietà che i membri reali mostrano all'esterno, si ritrova in realtà anche, dentro, quando William e Kate sono venuti a cena, ricordo che indossavo jeans strappati ed ero a piedi nudi. Ero una che abbraccia, sono sempre stata una che abbraccia. Immagino, però, di aver iniziato a capire rapidamente che la formalità all'esterno si rifletteva anche all'interno. Secondo Meghan, William e Kate, così come il resto della famiglia, non si lasciano andare a gesti di affetto, restando rinchiusi in una serietà che non trova limiti. Ma a quanto pare, la convinzione dell'ex attrice sarebbe stata smentita come riporta il The Mirror dal comportamento di Charlotte e George, durante il concerto di Natale dello scorso anno. I figli del principe e della principessa del Galles sarebbero stati visti salutare il nonno e la nonna, ovvero il re Carlo e la regina Camilla, con baci e coccole. Secondo queste ultime prove, la versione di Meghan non sarebbe proprio veritiera, anche se c'è da dire che la duchessa non ha fatto nessun esplicito riferimento ai bambini.